Yo, ciao a tutti i popolo YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su Jump Jump TV, io sono Jump, welcome guys! Raga, sono pronto per partire per Roma, domani mattina ho una presentazione del concorso del MIBAC, i beni culturali, appunto, e niente raga, spero bene. Ho deciso di portare questo mini vlog per farvi vedere un poco se riesco... alcune cose di Roma, magari non lo so, farò un giro al centro e magari vi farò vedere qualcosa e poi parlerò di quello che è il concorso MIBAC, di come è stato effettivamente questo concorso, questa preselezione, vi parlerò appunto delle domande che ci sono state, magari per informarvi e per delucidarvi un poco se anche voi dovreste fare o avete fatto magari la preselezione per confrontarci magari. Raga, prima di farvi vedere quello che è successo vi chiedo un'iscrizione, un like, un commento, una condivisione e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati con quello che porto nel canale. Ed ecco qua raga, ecco qua, questa è la valigia raga. Vedete poche cose perché domani sera sarò di nuovo a Reggio. Appunto tornerò a casa mia, tornerò nella mia città, quindi pochissimo tempo. Qua ho portato delle piccole cose, tra cui un quaderno, magari scriverò delle idee su YouTube o magari mi uscirà un pezzo nuovo, non lo so. E niente, queste sono le cose, viene pure mia madre, vedete infatti il cappellino, il suo giubbotto e tutto. Vai, si va all'aeroporto davanti mio padre e mia mamma, giustamente ci sono io che sto filmando, ovviamente la macchina è in movimento, quindi scusate per questo. Vi faccio vedere un po' del tragitto. Siamo a Roma. Fiumicino, aeroporto. Ci vediamo in hotel. Ed eccoci qua, raga, siamo nella camera del B&B qui a Fiumicino. Come ho detto, domani se riesco vi faccio vedere anche un po' di Roma. Penso di sì, non lo so. E poi parleremo di quello che sarà, che è stato la preselezione del concorso dopo. Ed eccoci qua raga, oggi pronti prima per la preselezione del concorso. Guardate com'è il letto. E poi dopo la selezione del concorso, dopo la preselezione, come ho detto, vedrò di farvi vedere qualcosa di Roma, magari Roma centro. Ed eccoci qua raga, sto a Termini, non so quanto si senta, dopo aver fatto la preselezione del MIBAC. Purtroppo non so se posso farvi vedere altro di Roma. Cosetta, non so, voglio andare al centro, però è stato difficilotto perché è stata la toccata e fuga. E niente, zitto. Ed ecco qua raga, piazza dell'Esquilino a Roma. Non vi posso far vedere tante altre cose perché è stata proprio una toccata in fuga. Volevo farvi vedere altre cose, però a breve ho il treno e quindi godetevi un po' quello che vi ho fatto vedere.
Ed eccoci all'argomento, diciamo, che considero principale di questo video, ovvero il concorso, anzi la preselezione del MIBAC, del concorsone del MIBAC. Questo è stato per me il primo concorso a cui partecipo. Impressioni che ho avuto di questo concorso. Come ogni cosa, ci sono impressioni negative, impressioni positive. Devo dire che tutto positivo perché comunque il concorso si svolgeva a Fiumicino, in zona Fiumicino, dove per essere precisi Roma Fiera, quindi si arrivava, chi arrivava con l'aereo poteva prendere benissimo un B&B da quelle parti oppure arrivare direttamente la mattina se pigliava il volo delle 6, non lo so, era un po' estremo perché arrivava quel giorno. Quindi molti sono partiti il giorno, saranno partiti il giorno prima. E comunque, voglio dire, per chi arrivava soprattutto in aereo era comodo. E secondo me arrivare il giorno prima era, secondo me, l'opzione migliore. Una volta entrati lì, la mattina, io comunque ho iniziato questa preselezione alle 10. Siamo arrivati alle 8 e mezza, quindi un'ora e mezza tra entrare, essere accompagnati dagli steward, essere guidati, sedersi, aspettare che arrivavano tutti quelli che dovevano arrivare, diciamo, per la selezione della mattina e partire alle 10. Devo dire, quindi, questo punto tanto positivo. Positivo tutto, devo dire, perché comunque ho fatto tutto nei minimi particolari. C'erano vari steward per ogni fila di banchi, che portavano i vari fogli, tra cui anche appunto i fogli dove dovevi rispondere alle domande, al questionario di 60 domande. E fino a qui tutto bene. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto, come secondo me tanti di voi si sono un pochettino sorpresi, di alcune domande. Ci sono state, come avevano già detto, le domande di logica, domande di logica matematica, logica attitudinale, tutta la logica che ci poteva essere e che comunque rispecchiava quella che c'era nel libro. Io ho preso il libro proprio del MIBAC, l'ho studiato anche dai siti, mininterno e concorsando, e devo dire che le domande erano molto simili, ed erano simili anche per l'italiano, anche per grammatica, insomma, c'erano varie tipologie di domande, però c'è un però. Quando si è arrivati al patrimonio culturale, che è una delle materie su cui comunque mi sentivo più ferrato perché è molto simile, è collegato con la storia dell'arte, io ho studiato storia dell'arte avendo fatto l'Accademia di Belle Arti, lì mi è un poco dispiaciuto, anzi un bel po', secondo me a molte persone si sono prese a male di questo, almeno c'erano. Io ho visto busta A e busta B, io avevo la busta A, però anche chi aveva la busta B mi sono confrontato con alcune persone. Dicono, non c'è stata una domanda di quelle che sono uscite, cioè era capitata una o due domande di quelle che c'erano nel libro o comunque similari, e c'erano domande di tutt'altro, c'erano domande di cinema, c'erano domande di altre cose, c'erano, sì, che è sempre patrimonio culturale per carità, però io non avevo mai visto domande sul cinema nel libro e in tutte le volte che ho provato a fare la simulazione della prova online. Questa è stata l'unica cosa, secondo me, un po' grave, del fatto che c'erano poche domande di patrimonio culturale simili o che risalivano al libro che la gente comunque, magari chi ha fatto le fotocopie, chi l'ha comprato, oppure chi ha studiato online, che erano comunque simili le domande tra online e libro, cioè che la gente non si è trovata questa tipologia di domande. Molti infatti dicevano come non c'erano domande su storia dell'arte, ce n'era una o due. E neanche, c'erano domande più che altro anche su poeti, su scrittori, che sì, è patrimonio culturale, però non rispecchiavano le cose studiate, e molti si sono lamentati di questo, come il sottoscritto. Per il resto devo dire che è stata un'esperienza gradevole dal punto di vista del come è stata fatta, come è stata gestita. L'unica cosa che comunque, vabbè, gli steward passavano perché è giusto, ma ti giravano intorno al banco tipo mosche. Questo secondo me è stato un po' pesante perché ti mettevano ansia, perché
c'è un conto a dire giriamo un poco, andiamo, però si fermavano là, ma di cavolo devo copiare, avevo pure, cioè, parte che non si poteva proprio copiare perché comunque la distanza da un banco a un altro era messa in modo tale che o avevi la lista di Superman o te la facevi nel culo. E poi ogni banco, cioè le buste sono state date in modo tale che da un banco a un altro si avessero delle buste differenti, che poi secondo me era A e B soltanto, e per come erano posizionati i banchi, pure che casualmente capitavi vicino a uno che aveva il tuo stesso fascicolo, era difficile copiare, anche perché questi passavano, quindi da chi dovevi copiare. Poi figuriamoci, c'era pure la cosa di stare in silenzio, l'obbligo di stare in silenzio, come è giusto, e anche se tu riuscivi a parlare, figuriamoci quale candidato ti diceva, ti do la risposta, o ti diceva che la sapeva, perché comunque là si gioca un posto di lavoro, raga, quindi non penso che c'è molta competitività, non penso che qualcuno va là a dire no, ora ti do la mia risposta, così magari se hai qualche risposta fatta in più mi freghi il posto. No, voglio dire, penso che non c'era proprio la probabilità di copiare. Devo dire che è stata un'esperienza positiva, che secondo me ha aiutato soprattutto noi giovani, anche magari giovanissimi, perché c'era gente pure di 18 anni, a entrare nel sistema dei concorsi, di come si basa la tempistica, già il regolarsi quando arrivare, come arrivare, insomma, e su come svolgere, diciamo, i quesiti. Perché, raga, credetemi, è stato totalmente diverso fare il quesito con la simulazione da un'ora a casa, e fare il quesito sempre con un'ora di tempo. Lì è totalmente diverso, perché tutta quella gente, ti sente avvolto, tutta quella gente che ti passa degli steward, che vedono che cosa può tirare fuori dal cilindro per copiare o robe del genere, e devono controllare. Questo ti mette un bel po' di ansia, allora magari è molto diverso dal vivo, credetemi. Sono convinto di aver risposto a tante domande, soprattutto quelle di patrimonio culturale, soprattutto quelle di italiano, di grammatica, di logica attitudinale, però quando si arrivava alla logica matematica o cose che avevano a che fare con la matematica, penso di aver sbagliato. Perché questo? Innanzitutto non sono bravo in matematica, manco neanche minimamente, e poi il caso voleva, come penso in tutti i concorsi ormai, che se rispondevi giusto avevi un punto più uno, se rispondevi sbagliato meno 33, se non rispondevi per niente erano 0 punti. Al che, per il mio modo di ragionare, ho detto sì, ok, non rispondo quando proprio penso di non saperla, se no mi lancio, perché se non avessi risposto alle domande di matematica, io alcune le ho tralasciate, ma se non avessi risposto a nessuna avrei soltanto risposto a 20 domande. Il che si presuppone che sì, 20 domande sono giuste, però hai lasciato 40, hai lasciato 40 domande a cui non hai risposto, e quindi ho dovuto calcare la mano e rispondere anche a cose che magari non sapevo, lasciando proprio quelle che dico, alcune le lascio, alcune le rispondo, soprattutto quando, diciamo, c'è da rispondere a quesiti di matematica. Raga, io sono arrivato alla fine del video, da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!